diciamo. Ora, gli ultimi due interventi, allora Marina De Felici, prima le persone, e Gaia Pallottino dalla rete Cosa Succede. Anch'io voglio ringraziare gli organizzatori per questa bella occasione di confronto e di crescita, di apprendere gli uni con gli altri. Ringrazio anche Beatrice che mi ha preceduto perché effettivamente ha detto in maniera molto incisiva tante cose che condivido. Io parlerò di sistema energetico e perché? Perché è un problema talmente, cioè vogliamo dare un contributo sia diciamo in termini di analisi che in termini di proposte concrete, e quindi il contributo terrà conto di un aspetto particolare ma estremamente importante nella situazione di crisi in cui ci troviamo, appunto il problema energetico. Il problema energetico è urgente perché per fermare il collasso climatico, per cercare di frenarlo, vedremo, vi mostrerò tra poco come la questione, il settore energetico sia estremamente importante da tenere sotto controllo. Sappiamo benissimo che è comunque una parte di quella conversione, transizione più generale, più complessa che è la conversione ecologica che dobbiamo fare, e però è particolarmente drammatico e urgente. Il motore storico-sociale di questa crisi generale, lo sappiamo, è il capitalismo, e lo è in maniera non accidentale, lo è in maniera strutturale, perché contiene in sé la contraddizione forte della natura, cioè da una parte ha una fortissima dipendenza dalla natura per predarne gli elementi e trattarla come discarica dei rifiuti, ma dall'altra parte la considera materia inerte, priva di valore, su cui che è in grado di rigenerarsi continuamente. Quindi in questa ottica, e seguendo anche le indicazioni di Nancy Fraser, che nel suo ultimo libro Capitalismo Cannibale ci dice chiaramente che soltanto prendendo in considerazione gli aspetti ambientali e non ambientali della crisi, saremo in grado di costruire un'alternativa, una proposta alternativa, una controegemonia che possa salvare gli ecosistemi e possa salvarci. Cominciamo a vedere in particolare quelle rivendicazioni, quelle proposte che possiamo fare da subito e pretendere da subito di essere ascoltati. Quindi partiamo con l'analisi molto breve, perché visto che i tempi sono ristrettissimi, vorrei fare sulla... Vabbè, lo seguo da lì, però me lo vorrei vedere anche qui. Allora, sulle origini del... possiamo passare, esatto, questa è una curva che mostra chiaramente che non c'è più da discutere appunto sulle cause, sull'origine della crisi climatica, del collasso, però l'ho voluta riportare per far notare una cosa, per far notare quanto i puntini sperimentali, cioè le misure, quello che noi abbiamo misurato come temperatura della Terra nel tempo, siano in accordo perfetto con i modelli matematici che sono stati usati per calcolare l'andamento di queste temperature nel tempo e anche per fare previsioni. Poi volevo far sottolineare anche una cosa, un'altra cosa, che la prima persona a parlare di ad associare l'accumulo di CO2 in atmosfera con l'aumento della temperatura è stata una donna nel 1850, Eunice Food, che fece degli studi con dei gas in laboratorio e scrisse un articolo, intuì che questa cosa poteva, dai suoi risultati, poteva dedurre che anche la biosfera poteva andare incontro a un surriscaldamento a causa dei gas che venivano accumulati, lo scrisse su un articolo, ma a un congresso lo dovette presentare un suo collega, perché a quei tempi le donne non potevano parlare. Vabbè, le donne ancora hanno difficoltà a farsi ascoltare, però insomma, le cose sono un pochino migliorate. Allora, ritorniamo al settore energetico. Perché ci dobbiamo occupare di transizione energetica ed è così importante e estremamente urgente occuparcene? Perché il settore energetico è quello che contribuisce al 77%
all'emissione e all'accumulo di CO2 in atmosfera. Quindi è fondamentale per la mitigazione del cambiamento climatico cambiarlo. L'attuale ci dà questa ci fotografa questa situazione. Queste sono sono dati che riguardano l'Unione Europea nel 2019, ma non è che sia tanto cambiata, anzi forse anche peggiorata. E quali sono le fonti del settore energetico che danno questo contributo? Essenzialmente all'80% petrolio, carbone e gas. E vediamo da questa ulteriore immagine, scusa, ecco, vuoi andare avanti? Dopo? Ah, non avevate visto? Vabbè. Vedete adesso da queste immagini come queste emissioni di CO2 in atmosfera siano andate continuamente crescendo, queste arrivano fino al 2019, nonostante il fatto che dal 1990 era un'acquisizione universale il fatto che queste accumulazioni di CO2 avrebbero causato gravi danni, eppure sono cresciute nel tempo. Oggi bruciamo circa 15 gigatonnellate di combustibili fossili e mettiamo nell'atmosfera più di 35 gigatonnellate ogni anno di CO2, anzi nel 2022 siamo arrivati a 36,8 miliardi di tonnellate, quindi siamo messi male. Andiamo a vedere cosa succede in Italia. In Italia la situazione è questa. Nel primo grafico vediamo nel tempo i contributi alla CO2. Io parlo di CO2, in realtà è CO2 equivalente perché poi ci stanno anche gli altri gas climalteranti che sono comunque in quantità minore e in genere i dati vengono riportati come CO2 equivalente. E vediamo che siamo assestati adesso, i dati sono circa uguali nel 2021 a quelli attuali, e queste colonne che vediamo riportano le emissioni di CO2, i livelli a cui siamo arrivati dai singoli contributi. Vediamo per esempio l'industria, grigio scuro, i trasporti, il rosso, agricoltura, eccetera. Noi dobbiamo passare da questo dato del 2021 al 2030, secondo gli accordi, gli obiettivi degli accordi internazionali firmati e dell'Europa, a questo dimezzamento delle emissioni. Ma non lo stiamo perseguendo di fatto, perché se vedete il grafico sotto vedete come queste sono le emissioni anno per anno in Italia. Nel 2022 siamo a 418 megatonnellate di CO2 equivalente e stiamo fermi lì, non riusciamo ad andare veramente molto più in basso. Nella slide successiva vedremo come invece dovremo agire. Questa vi dà visivamente, immediatamente l'idea di quello che bisogna fare, cioè bisogna passare da quel sistema in alto a quello in basso. Andiamo avanti e nella slide, però se non mi cambiano velocemente io poi perdo. grazie, no, c'è un po' l'ansia perché vi voglio dire un po' tutto, ma temo di non riesserci, di non riuscirci. Allora, questa vi fa vedere semplicemente che in Italia, nonostante il grafico sopra fa vedere l'andamento del petrolio, che diminuisce, ma quello sotto, il gas, è andato via via aumentando, quindi noi stiamo usando tantissimo gas, che è un combustibile fossile, e che siamo tra i paesi che hanno la maggior dipendenza dal gas. Siamo al 40% di fonti, nel mix di fonti dal gas, quando la media europea è il 25%. Procediamo. Allora, se vogliamo cominciare a limitare l'uso di combustibili fossili, come dobbiamo? Cominciamo a vedere il petrolio. In Italia il petrolio è quasi esclusivamente va al trasporto. Il trasporto è uno dei settori meno elettrificati, contribuisce del 26% alle emissioni totali. Quindi che cosa dobbiamo fare? Andiamo alla slide successiva. Dobbiamo assolutamente elettrificare tutti i mezzi che abbiamo possibili: l'auto, motocicli, monopattini, anche perché l'efficienza di un motore elettrico è assolutamente più bassa di quella più alta di quella di un motore a scoppio. Quando noi mettiamo un litro di benzina nel serbatoio, 8 parti di questo litro vanno disperse in calore nell'ambiente, 2 parti soltanto vanno nella propulsione, quindi è veramente un'assurdità oltre al fatto che produce CO2. Poi dobbiamo ridurre le auto private e dobbiamo ridurre anche il trasporto di mezzi, soprattutto sui mezzi pesanti, e su questo ritornerò poi nella slide successiva.
Il problema dell'elettrificazione per i mezzi leggeri non esiste, le batterie elettriche ci stanno, i motori elettrici si possono fare senza problemi. Pubblico, in cui si vede momento per momento la situazione nei nostri mari e oceani. I punti verdi sono le navi cargo che trasportano merci da un punto all'altro del continente. I punti rossi sono le navi cisterna, cioè i tanker. Vedete come la situazione è una follia che noi per far girare un prodotto dobbiamo fargli far girare dal mondo su mezzi che consumano di radio. Andiamo avanti. Allora, abbiamo detto come ridurre il petrolio, i mezzi di trasporto. Per ridurre il gas dobbiamo agire soprattutto sull'uso domestico, quindi efficientare. La migliore energia, la più sostenibile, è quella non consumata, quindi cercare di sobrietà energetica, coibentazione e efficientamento degli edifici, pannelli fotovoltaici, ovunque è possibile. Non si può più continuare a bruciare gas, ma anche per farci una doccia, per farci una semplice doccia, l'idea di immettere, adesso non mi ricordo esattamente la quantità, ma diverse migliaia di tonnellate di metano in atmosfera in Italia per farci la doccia è veramente una cosa impossibile. L'industria ha la soluzione. Allora, solo un minuto e vi faccio vedere solo questo. L'idea è di usare soprattutto il fotovoltaico e l'eolico per sostituire, e vediamo da questi grafici come già è in atto questa trasformazione, perché quella è l'evoluzione nel tempo di questo utilizzo nel mondo. Sono tecnologie sicure, ormai le batterie anche degli accumulatori sono, diciamo, in evoluzione, ma possono già garantire una buona accumulazione. L'eolico, un giro di pala eolica attualmente potrebbe fornire l'energia per di un'abitazione per un giorno. Ma allora io voglio farvi vedere solo questo. Scorri, ancora questa la passo, ecco, vado qui. Non vi spiego come ho ottenuto questi conti, come ho ottenuto il risultato, vi dico soltanto che soltanto per rispettare gli impegni presi e il PNRR, che non è tra l'altro diciamo la cosa migliore per andare verso un obiettivo serio, dovremo installare 90 gigawatt di potenza rinnovabile nel giro di 8 anni. Allora, siccome questi 90 gigawatt, visto il crollo che ha avuto negli ultimi anni il costo di un pannello solare, siamo arrivati veramente nel 2018 e sono ancora scesi di più, considerando questo puoi scorrere, possiamo dire che per installare quei 90 gigawatt da fotovoltaico dovremo investire circa 11 miliardi di euro l'anno. E guardiamo che cosa spendiamo, un po' più su per favore, 29 miliardi l'anno per le spese militari, soltanto il ponte di Messina preventivamente ci costa 15 miliardi di anno, ma poi soprattutto questo volevo farvi notare, qualcuno l'ha già accennato, nel 2022 secondo il rapporto di Legambiente abbiamo 41,8 miliardi di euro investiti direttamente o indirettamente per finanziare l'industria del fossile, il capitale fossile. Io vorrei darvi qualche altro dettaglio, però purtroppo non c'è tempo, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, purtroppo. Comunque volevo ricordare a tutti quelli che hanno presentato delle slide nel corso del convegno che possono inviarle per la pubblicazione sul sito di Transform, l'indirizzo mail robertomusacchio.eu@gmail.com. Volevo aggiungere per questo che saranno presenti tra breve tempo anche sul sito di Prima Ore Persone, sia le slide che altri dettagli. Bene, grazie. Naturalmente per chi vuole, perché sì, certo. Non è ovviamente è facoltativo. E credo sul sito di Stratford sarà disponibile anche la registrazione di tutto il convegno, è già sul sito, benissimo.